devo pulire tutto adesso. Ta-da! Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ho lo scettro dell'amore. Perché? Perché è quel giorno che tanto aspettiamo tutti, tutto l'anno. Chi per amarlo e chi per odiarlo. San Valentino! Ovviamente ci saranno chi, oddio io odio San Valentino, oddio io amo San Valentino. A me... Ma siamo sempre in crisi per una cosa. Che regalo fare? Io personalmente non regalo quasi mai niente, perché io personalmente preferisco stare con il mio ragazzo, andare a cena fuori, una passeggiata. Mi piace più questo. Quindi sostanzialmente non faccio mai niente. Però oggi pomeriggio ho fatto una passeggiata al centro commerciale che c'è dietro casa mia. Purtroppo mi hanno messo questo centro commerciale, quindi io ci vado praticamente sempre. E ho preso un po' di cose che erano tutte in forma di cuori. Tutto scritto San Valentino, San Valentino, San Valentino. E c'erano un miliardo di cose. Io ho preso cose a buffo e ho deciso di aprirle qui con voi. Quindi iniziamo. Innanzitutto queste cose che ho lanciato all'inizio sono semplicemente dei coriandolini di cuori. Che non so, penso che se uno voglia fare un regalo, non lo so, può abbellirlo con queste cose. Non so a cosa servono, oppure semplicemente appena vedi la persona che ti piace fai ah, basta un attimo. Non so a cosa servono. Da Tiger ho trovato questo portafoglino bellissimo, porta spicci in realtà. C'era sia rosa che blu a forma di cuore, che sinceramente è carinissimo. Cioè, se me lo regalassero, mi piacerebbe. Poi, cos'altro c'è nella busta dei desideri? Ho trovato questa cosa assurda, che sono praticamente dei cerottini a forma... Sono, c'era scritto almeno lì cerotti cuore, che non ho ancora visto come sono fatti. Non so, forse è una metafora, tipo l'amore ti ferisce, allora cura le ferite. Non so cosa voglia dire. Ora mi incerotterò. Oh, sono dei cerotti praticamente con i cuoricini sopra. Non so che chi potrebbe apprezzare questo regalo. Ce lo appiccichiamo qui. Però dai, la confezione mi piace un sacco, è carina. Ma qua mi fa male. No, però devo dire che è veramente carina questa confezione. Io la svuoterei e tipo ci farei, per chi fuma, un pacchetto per le sigarette. Ah, queste le ho trovate adorabili. Sono delle cuffiette a forma di cuoricino. Non so voi, ma io ascolto sempre musica ovunque vado. E ci sono praticamente i copricuffiette, sia medi che larghi che piccoli. A me danno fastidissimo quelli larghi e quelli medi, perché mi cascano sempre dalle orecchie. E quindi userò quelli piccolini. Sono veramente carini. Poi... No! Oh, questa l'ho trovata una salvata veramente. Me le sono comprate tutte da solo queste cose. Se qualcuno me l'avesse voluto regalare, sarebbe stato veramente un gesto apprezzato. Perché è il cavetto dell'iPhone che io perdo in continuazione. Questo ve lo faccio vedere. Oddio, sembra quelle liquirizie. Questo cavetto qui ha tutto il cavetto pieno di cuori. È tutto un cuore questa cosa. È lunghissimo poi. Ta-da! No, è veramente carino. Guardate, intarsiato di cuori. C'era la classica scatoletta di cioccolatini I love you, che però io quando vedo queste cose da Tiger mi viene sempre l'ansia, perché mi dà la sensazione che non so buone. Ah, sono pure belli grossi. Belli. Ah, ah no, pensavo che erano tipo tozzi così, invece cioè sono sottili. Poi io non so, ragazze, a voi cosa piace, ma io adoro, stradoro, stradoro le lavagnette. Ho trovato questa lavagna a forma di cuore che è bellissima, troppo carina. Ci sono anche i gessetti. Ta-da! Ok, è stortissimo, che schifo, io non so scrivere. Però io adoro le lavagne, adoro. Ce n'ho altre tre, tipo. Però questa è carina perché è piccola. Credo che qui ci sia un attacchino. Come potevo non comprarmi il cuscino con le bacette? Questo articolo non è un giocattolo. Se ne consiglia quindi l'utilizzo da parte di bambini con età inferiore ai 36 mesi. Perché? 36 mesi sono... Che non hanno scritto 3 anni e 36 mesi? Mancano gli ultimi due? Abbiamo un carinissimo quaderno a forma sempre di cuore.
carino, cioè se uno mi regala una cosa del genere è pure tagliato male. Guardate, un po' una pecionata, E infine, me lo sono lasciato per ultimo perché mi incuriosiva da morire. C'è questa cosa che dicono che è un asciugamano compatto. Quindi sono curiosissima. Ecco, se uno mi regalasse una cosa del genere va bene, perché sarei curiosa semplicemente di scartarlo. Oddio, c'ho paura di romperlo. Forse l'ho già rotto e non lo so. Ma cos'è? Ma io pensavo che era un asciugamano gigante. Ma che è? No. No, no, no. No, non mi è piaciuto. Allora, facciamo una classifica di tutto questo. All'ultimo posto metto l'asciugamanino piccolo. Che ci faccio con l'asciugamanino così piccolo? Era carina l'idea, ma doveva diventare un asciugamano mega gigante, enorme, che mi ci avvolgevo tutta quanta. Quello era carino, quindi asciugamano ultimo posto. Al penultimo posto mettiamo il quaderno, perché più che per l'inutilità che per il quadernino in sé per sé. Terzo ultimo posto, vediamo un po', io metterei... No, questi mi sono piaciuti invece. Metterei i cioccolatini perché non mi piace ricevere... Cioè, sì, è un gesto carinissimo i cioccolatini, poi quando lo ricevi dalla persona che ti piace è carino tutto a prescindere. Però non lo so. Mi sa di poca fantasia. Al quarto ultimo posto, il cavetto. Il cavetto, perché vabbè, cioè non mi puoi regalare un cavetto. Al quintultimo. Ma questo mi piaceva. Oddio, ecco, mo sei indecisa. Dai, mettiamo il portaspiccio, anche se mi piace tantissimo, è troppo carino, è tutto morbidoso. Al terzo posto. Dai, cerotti, terzo posto, dai. Siete arrivati anche sul podio, è veramente carini. Non lo so, di un'inutilità assurda, però boh, mi piacevano. Al secondo posto le cuffiette e al primo posto la lavagnetta. Ah, ma il cuscino! Terzo posto coi cerotti. Ragazzi, però non ve ne fate una preoccupazione. A noi ragazze non interessano i regali. Sì, ci lamentiamo sempre, ma noi siamo così. Siamo nate per lamentarci. Ma quello che vogliamo da voi sono le attenzioni. L'amoretta aia. L'amoretta aia. E tanta pazienza. Quindi portate la vostra ragazza a cena, portate la vostra ragazza a vedere un film, organizzate una cenetta per la vostra ragazza. Se non le farete un regalo, non le importerà, le importerà stare semplicemente con voi. E dalla regina di cuori, questo è tutto. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un like o un commento. Mi si è staccata una aglia. Iscrivetevi, mi raccomando, e seguitemi su tutti i social. Vi lascio il link giù nell'info box. Ciao!